Il sindaco di Firenze Dario Nardella, insieme a Salvatore Sardo, CEO di CDP Immobiliare, leader italiana nel settore del property development, e Giovanni Manfredi, Managing Director per l'Italia di Hermond Capital LLP, società di investimento immobiliare con sede a Londra, hanno presentato a Palazzo Vecchio il progetto di riqualificazione dell'ex manifattura tabacchi di Firenze, un complesso edilizio di architettura razionalista che si trova in via delle Cascine, a pochi passi da Piazza Puccini, per 13 edifici su un'area di 8 ettari. Promotore della riqualificazione dell'area è una joint venture costituita nel 2016 dalla società immobiliare del gruppo Cassa Depositi e Prestiti e dal fondo di investimento PW Real Estate Third LP, che fa capo a Hermond, al suo primo progetto in Italia. Lo studio del master plan è stato affidato a Concrete Architectural Associates, studio olandese basato ad Amsterdam e specializzato in architettura, interior design e sviluppo urbano. Concrete ha interpretato il futuro di questi spazi recuperando la tradizione della piazza italiana e rifacendosi alla storia della manifattura, promuovendo così un piano che si prefigge di mantenere l'organicità dell'impianto originario e di valorizzare gli edifici esistenti. Con un investimento complessivo stimato di circa 200 milioni di euro, il progetto prevede il recupero di una serie di edifici industriali per un totale di circa 100.000 metri quadrati e la loro riconversione in un complesso che ha l'ambizione di divenire un centro di aggregazione alternativo e complementare rispetto al centro storico, aperto, connesso e sostenibile, che possa costituire una piattaforma di crescita innovativa per la città e per il territorio circostante. Al centro del complesso nascerà una piazza coperta, caratterizzata da una copertura trasparente che ne garantirà l'utilizzo permanente. Al piano terra, spazio ad un grande mercato con caffè, luoghi di ristoro e piccoli negozi selezionati. I piani superiori saranno dedicati ad ambienti di lavoro ispirati alla logica del co-working. Intorno a questo spazio centrale si articolerà un vero e proprio quartiere con piazze, vie, edifici con funzioni ricettive, commerciali e residenziali. Dario Nardella, sindaco della città metropolitana di Firenze. Una nuova cittadella, un progetto concreto, ci sono le risorse, c'è il progetto, i lavori partiranno già quest'anno ed è il più grande investimento di riqualificazione urbanistica degli ultimi 20 anni di Firenze. È una risposta anche ai tanti abitanti che vivono tra il quartiere 5 e il quartiere 1, a ridosso della ferrovia e del parco delle Cascine. È una risposta in termini di riqualificazione contro il degrado, per la sicurezza, è una risposta in termini anche ambientali e dal punto di vista di posti di lavoro e economico. Abbiamo calcolato che questo investimento, superiore a 200 milioni di euro, produrrà 3.400 posti di lavoro diretti e indiretti, a cominciare dagli interventi edilizi, e una ricaduta di 700 milioni di euro su tutto il quartiere dal punto di vista della ricchezza moltiplicata.